hanno proposto un appartamento abbastanza grande, sono circa 160 metri quadri, però che ha una forma stretta e lunga, quindi ha tre affacci per i due lati e cieco sugli altri due perché è in aderenza ad altre proprietà e quindi ha una forma di circa 8 metri per la restante parte, insomma. Quindi per riuscire veramente a fare, ad esempio, tre bilocali, sarebbe stato interessante aprire una porta direttamente sul fronte palazzo. Vista anche la posizione, potrebbe andare bene anche come ufficio, quindi venivano fuori due appartamenti bilocali da arredare, siccome un piano terra, cosa che noi solitamente escludiamo, però, viste le dimensioni e il prezzo, poteva essere interessante, andava bene anche come ufficio. Allora abbiamo pensato di mettere una porta direttamente sull'ingresso. Per fare questo, però, quindi qualora, questo è il punto del video, chi volesse modificare la facciata del palazzo, sia su qualunque aspetto, che possa essere nuova apertura, il cambio di una porta finestra con una finestra o viceversa, o uno sfondamento per fare un terrazzo, un arretramento o cose di questo tipo, ha bisogno di tutte le approvazioni necessarie. L'approvazione dal punto di vista del condominio, e questa è ovviamente la più difficile da ottenere, deve essere unanime. Quindi noi, per fare questo, a parte che il proprietario non ha accettato comunque l'offerta, quindi è già morta lì la cosa, avremmo dovuto contattare e avere la firma di tutti i proprietari di tutto il palazzo, perché questa è la regola. Oltretutto, ovviamente, poi è legato anche a delle approvazioni comunali classiche, insomma. Però diventa una battaglia difficile da vincere, perché soprattutto più il palazzo è grande e più ricevere l'unanimità anche da chi gli sta antipatico, il venditore, o gli sta antipatico tu, o qualunque altra situazione, o il condominio non gli ha permesso di fare un'altra cosa che molte volte è una banalità, è veramente molto complesso. Quindi, in questo caso, la proposta che noi avremmo fatto era vincolata all'ottenimento entro un termine dell'approvazione dell'unanimità per andare a fare questa divisione, perché sennò all'interno riuscivamo soltanto a fare due appartamenti stretti e lunghi che avrebbero avuto poco mercato. Spero di esserti stato d'aiuto e di essere stato anche chiaro, insomma, fammi sapere qua nei commenti cosa ne pensi. Ti serve una consulenza legata alla gestione del patrimonio immobiliare o all'investimento immobiliare? Scrivimi la mail che trovi in didascalia. Ciao!